In questa scheda affrontiamo il tema del trade finance, ossia tutto un complesso di prodotti e servizi finanziari che sono nati e si sono sviluppati per supportare tutte le imprese che sono coinvolte nel commercio internazionale, in qualità di acquirenti o in qualità di venditori. Noi in Italia abbiamo un'attenzione particolare all'importanza degli scambi internazionali. Andando a vedere recenti statistiche si vede benissimo che tra i nostri principali partners vi è prima di tutto la Germania, seguita dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Svizzera, dal Regno Unito, quindi questi sono i principali paesi con cui le nostre aziende intrattengono rapporti commerciali. È importante far crescere questi rapporti commerciali perché sono spunti che danno la possibilità alle nostre aziende di godere di un vantaggio competitivo e sicuramente di crescere, di affrontare un processo di crescita sano. Tra l'altro l'Italia è caratterizzata anche per un lungo trend storico in cui l'export è quasi sempre superiore all'import, significa che noi principalmente siamo esportatori di beni e servizi, quindi è bene che le nostre aziende proseguano in questo trend di crescita internazionale. Come dicevamo, i prodotti di trade finance annoverano tutta una serie di prodotti di finanziamento a supporto di quelli che sono gli scambi commerciali e i relativi pagamenti, più tutta una serie di prodotti assicurativi che entrano in scena nel momento in cui qualcosa dovesse andare storto o comunque qualche problema che sorge all'interno della transazione, perché le transazioni internazionali comunque comportano una certa quantità di rischio. Si pensi ad esempio ai traffici commerciali con i paesi in via di sviluppo, sono paesi in cui il livello di rischio è più elevato rispetto ai paesi già sviluppati. Sono rapporti commerciali in cui nella maggior parte dei casi si ha un pagamento posticipato, un incasso dilazionato. In altri casi si hanno anche tematiche legate alla fornitura di merci molto particolari, si pensi un aereo, una nave, non è un rapporto commerciale di breve durata, è un rapporto ripetuto nel tempo. Quindi tutti i prodotti di trade finance sono nati apposta per agevolare e garantire la buona riuscita di questi scambi. I principali protagonisti del mondo del trade finance sono ovviamente le imprese che operano a livello internazionale, ma poi abbiamo anche le banche e gli istituti finanziari, che sono i soggetti che forniscono i prodotti di finanziamento, ma non soltanto, forniscono anche un elevato livello di consulenza, soprattutto nel caso delle piccole le medie imprese, poiché si sa che le PMI non hanno degli skills e dei contatti così sviluppati come le grandi aziende, quindi gli intermediari offrono anche servizi di consulenza. In questo mondo vi sono anche le istituzioni pubbliche, perché agevolare la crescita del tessuto imprenditoriale italiano sicuramente uno degli obiettivi dei vari governi che si succedono. In Italia un ente importante è SACE, è un'agenzia di emanazione governativa che offre tutta una serie di prodotti a sostegno del trade finance, come ad esempio le garanzie a supporto dei finanziamenti forniti dagli intermediari finanziari alle aziende che intendono esportare o importare, prodotti assicurativi che entrano in scena nel momento in cui dovessero esserci delle problematiche nel rapporto internazionale. Offrono anche tutta una serie di studi, ad esempio su quelli che sono i rischi politici, che sono diversi da paese a paese. SACE fa parte della rete internazionale delle Export Credit Agencies, che sono in ogni paese le rispettive agenzie governative che supportano i traffici internazionali, quindi SACE appartiene a questa rete che serve proprio per agevolare gli scambi praticamente in tutto il mondo.